La notizia di Palermo, del veliero affondato, delle 6 persone disperse, delle 15 salvate, e soprattutto un episodio, quello della madre, di una madre che era su questo veliero che ha perso durante il naufragio il bambino per poi ritrovarlo, mi hanno fatto pensare immediatamente a un luogo non distante da lì. Distante il porto di Palermo. Il naufragio che nel 2020 vide Open Arms impegnata a salvare i migranti. E la madre del piccolo Joseph, che poi morirà annegato, o meglio morirà perché ha bevuto molta acqua, che è tirata su dagli operatori di Open Arms. Dice, lost my baby, ho perso il mio bambino. Bambini piccoli, neonati, non hanno salvagenti. Possono solo sperare nella presa della madre, che infatti l'aveva assicurato al petto, ma poi dopo tanto stare in acqua, il bambino era scivolato giù. L'altro figlio, il fratello di Joseph, figlio di questa ragazza, nel video che Open Arms distribuisce per mostrare quanto sta accadendo nel Mediterraneo, vomita schiuma bianca, tipico di chi ha bevuto molta acqua marina. E in questo caso avete sentito commenti da parte della politica che arriva a dire con un albero di 70 metri avete messo a rischio la stabilità, ve la siete voluta voi, tutta colpa vostra. Ovviamente no, non è colpa loro di questa tragedia, chiaramente. Avete sentito speculazioni per ottenere consenso? No, sì, forse qualche complottardo qui. E invece in quel caso fu detto ancora una volta che venivano a invadere, che cercavano loro la morte in mare, che chi mette il proprio figlio su quella barca, su una barca, anzi un barcone di legni marci, sta condannando a morte il proprio figlio, non ha responsabilità, non ha morale, non compromettendo minimamente il loro sentirsi uomini nel dire queste cose. Chiunque pronuncia frasi del genere di fronte a queste circostanze sta compromettendo la propria dignità. Invece no, no, loro si sentivano perfettamente in asse. A chiamare taxi del mare chi salva vite. A fondare sulla paura il loro consenso elettorale che non ha altra ragione di esistere, non hanno fatto e non stanno facendo nulla. Non hanno fermato gli sbarchi, non hanno dimezzato le tasse, non hanno portato lavoro, niente. Ma hanno raccolto consenso mettendo paura. E questa paura è nata da un mirino, da un bersaglio messo addosso agli ultimi. Commentando quel video dissi, rivolgendomi al governo, Meloni, Salvini, anzi in quel caso ero capo dell'opposizione, rivolgendomi a chi faceva questa propaganda e fa propaganda, bastardi come avete potuto. E per questo sono stato condannato. La condanna di cui vado più fiero, di cui andrò fiero per tutta la vita. Essere condannato per aver attaccato con le parole scelte tra le più grevi. Un presidente del Consiglio oggi, Giorgia Meloni, che non ha fatto altro che speculare sui disperati e terrorizzare il paese. Per ora le è andata bene, per ora, riuscendo a mietere un po' di consenso elettorale. Ma torniamo alla barca. Nessuno ha commentato, nessuno ha speculato, nessuno ha fatto di questa tragedia una forma politica da riempire, non così quando una donna ha perso il proprio bambino in mare,
subito, all'istante, la colpa è stata data a chi salvava quelle vite, a chi provava a salvarle. E poi è stata data a chi ha criticato la loro violenza, fondata solo sulla propaganda. Sulla propaganda che non vuol far altro che confondere, non capire. Una disinformazione orientata. In questo caso non c'è stata. Perché erano ricchi, perché erano in vacanza, perché non c'era necessità. Perché non c'era necessità? Perché della loro morte non si può capitalizzare paura. Tutto qua, mi andava di condividere questa riflessione mentre sono qui, finalmente all'aria aperta per qualche giorno. Respiravo e pensavo a quei giorni e al lungo processo che mi hanno fatto e al lungo processo che hanno fatto all'Open Arms e alle balle che hanno detto e che purtroppo hanno vinto.